Ciao ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Questo look l'ho realizzato in un Get Ready With Me con voi e uscirà presto il video sul mio canale. Partiamo subito con questo nuovissimo video. Allora, oggi volevo un po' parlarvi del servizio civile. Mi è stato chiesto come si entra al servizio civile, cosa stai facendo al servizio civile. Allora, come si entra? Non so se l'avevo già spiegato nel video precedente, in ogni caso ve lo lascio qua in alto nelle schede se volete vederlo. Si entra per colloquio, quindi voi dovete andare sul sito della vostra regione oppure scrivere direttamente su Google servizio civile 2021, quindi servizio civile ormai del 2022, e andare a vedere i bandi a cui potete partecipare. Poi mandate, scegliete il progetto alla quale volete partecipare, vi iscrivete tramite SPID e poi manderete, caricherete il curriculum e poi se sarete selezionati vi chiederanno di fare il colloquio. Io sono stata selezionata così, eravamo circa in 11 e prendevano solamente 2. E quindi sono stata presa e sono felicissima di averlo iniziato. Cosa sto facendo al servizio civile? Per chi non lo sapesse, io sto svolgendo un servizio civile di 12 mesi, quindi di un anno, partito il 25 maggio del 2021 e finirà il 24 maggio del 2022 presso una biblioteca comunale del comune ovviamente dove vivo. All'interno di questa biblioteca io faccio principalmente front office, quindi accolgo gli utenti, faccio l'iscrizione di nuovi utenti, quindi la tessera, la biblioteca, gestisco i prestiti, quindi la persona entra, mi chiede ho prenotato questo libro, io glielo do, lo registro, poi glielo passo, glielo do e il prestito dura ovviamente un mese come quasi in tutte le biblioteche, poi potete prorogarlo per 3 mesi. Poi faccio anche attività di back office. Il back office praticamente è la sistemazione dei libri oppure gestire le prenotazioni, quindi dal software che si usa per la catalogazione vi vengono fuori le prenotazioni degli utenti, voi dovete scaricarle, quindi prendervele, andare in giro per la biblioteca a cercare i libri che hanno prenotato, poi registrarli sul software, mandare la notifica come pronto al prestito e il gioco è fatto. Poi ovviamente c'è tutta la parte dell'amministrazione che la fa ovviamente il direttore o la direttrice e noi diamo una mano, quindi gestiamo praticamente, creiamo le locandine degli eventi, organizziamo quindi letture animate oppure incontri con gli autori, tutto quello che c'è possibile fare da oggi in avanti, perché ovviamente prima c'erano le restrizioni dovute ovviamente alla situazione pandemica in cui stiamo vivendo. E questo principalmente, quindi vado là o il pomeriggio o le mattine per 25 ore settimanali, quindi 5 ore al giorno su 5 giorni, sabato e domenica libere, a meno che non serva magari da fare il sabato, quindi sto a casa magari il venerdì o il giovedì, basta che siano 5 giorni lavorativi, 5 ore al giorno, che non possono essere smezzate ma devono essere tutte di fila, quindi non posso fare 2 ore la mattina e poi 3 del pomeriggio, ma devo fare tutte di fila, quindi io sono praticamente in servizio o la mattina o il pomeriggio, quindi questo è quello di cui mi occupo. Io vado là la mattina o il pomeriggio, apro la biblioteca, quindi apro le finestre, le porte eccetera, poi sistemo magari i libri che sono da rimettere a scaffale ed è lì ci siamo state un po' per imparare la catalogazione, perché voi pensate che sia semplice, ma in realtà io negli anni sono entrata in alcune biblioteche e mi ricordo che non si trovava mai niente, cioè è sempre difficile trovare un libro in biblioteca e ora so i segreti che ci sono dietro, quindi il modo di catalogare non è per niente facile, tutto da imparare. In più la nostra biblioteca ha tipo 50.000 libri, 30 e 20 poi, cioè 20 qua e 30 in magazzino esterno, cioè sono tantissimi. Io vengo da una biblioteca che aveva una stanzetta tipo la mia camera, forse non so 100 metri quadri e basta, qui c'è una biblioteca di 3 piani, una cosa immensa,
E questo è quello che faccio io, ovviamente, col mio progetto. Le cose che farete se decidete di intraprendere il percorso di servizio civile è un servizio a disposizione della patria, paragonabile, diciamo, al servizio militare. Quindi voi dovete essere a totale disposizione loro. Loro vi dicono che la priorità deve essere il servizio civile, però potete fare anche un lavoretto extra, quindi andate magari al servizio la mattina o il pomeriggio e quando siete liberi ovviamente andate a lavorare. Questo ovviamente se il contratto di lavoro ve lo permette. Come ben sapete, io mi occupo del servizio, cioè svolgo il servizio civile, ma poi aiuto anche un bambino nei compiti, poi comunque riesco a fare i video su YouTube, quindi il tempo diciamo che lo si ha. Non ti occupa tutto questo tempo, non ti occupa tutta la giornata, ma ve ne occupa metà. Quindi se siete il pomeriggio magari vi alzate presto, se siete la mattina siete in servizio, ma pomeriggio ce l'avete tutto libero, quindi potete fare insomma quello che volete dopo il servizio civile. Il servizio civile è un impegno che voi vi prendete e se volete farlo io vi consiglio ovviamente di prendervi l'impegno per tutto l'anno. Alla fine del servizio civile vi danno un attestato che farà punteggio per i concorsi pubblici. E penso di aver detto tutto. Se avete altre domande sul servizio civile universitario, lasciatemele qua sotto nei commenti e io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Ciao!